No, non voglio commentare. Conosco bene le persone che sono state coinvolte, il prefetto Procaccini, a cui ho espresso la mia personale stima, ho lavorato assieme a lui per 3 anni e mezzo. Però ho sentito anche il ministro Alfano ieri e ha detto pubblicamente in Senato certe cose che rappresentano la versione ufficiale. Quindi mi pare che l'unico latitante in tutto questo procedimento sia il Presidente del Consiglio, che noi abbiamo chiamato a venire in Senato, in Parlamento, a riferire la posizione del Governo su quello che è successo, ma soprattutto come fare per evitare che succedano altri pasticci del genere.